questa è soprattutto la gratitudine del governo nei confronti di questa comunità, del comune di Cerchio e del suo sindaco, ma anche di questa regione, e che rappresenta un po' il simbolo di quello che l'Italia sta facendo per accogliere questi profughi che scappano da una guerra terribile. Purtroppo ci sono moltissimi bambini coinvolti e quindi proprio questa mattina abbiamo al Ministero fatto un incontro con gli enti locali, dalle regioni alle province, ai comuni, ma anche con il direttore Curcio, con i ministri della salute, degli interni, della scuola, per creare le condizioni di un'accoglienza migliore possibile per queste persone, per affrontare il tema drammatico dei minori non accompagnati, il tema non solo dell'accoglienza ma anche dell'integrazione a scuola e il tema anche dell'assistenza sanitaria, quindi il tema delle vaccinazioni soprattutto per i bambini. Quindi il governo si sta muovendo in assoluta collaborazione con gli enti locali per rendere questo momento non facile il meno traumatico possibile.